Siamo ormai alla conclusione della prima giornata del Festival Francescano che riflette sul perdono ed ecco che c'è un modo nuovo di parlare di perdono con il teatro, con la danza. Di che spettacolo si tratta? Teatro, danza, musica e mimica, teatro di figura. Diciamo che sono questi grandi classici che insieme a Rosario Tronolone abbiamo scelto 6 anni fa per i monologhi del perdono, mano a mano da monologhi hanno chiamato queste parole che contengono dentro come una pietra filosofale, un qualcosa che dicendola apre e hanno aperto le porte a farlo diventare un cammino. È un cammino che ha chiamato Ambrose Laudani, che è un danzatore di origini indiane straordinario e che ha accompagnato i passi silenziosi di questo cammino che si sono svolti per diverse edizioni nel castello di Canossa, fra ruderi, fra pietre. Il cammino poi ha trovato qualcuno che lo apprezzasse ed è cominciato ad andare in cammino. E allora per partire da Canossa, per andare via dalla natura ispiratrice e dalle pietre che parlavano di storia e di episodi di perdono, abbiamo dovuto chiamare la musica. E quindi sono entrate con noi Daniela Savoldi, violoncellista, e Cristina Barbarossa, cantante. Come dice Shakespeare, la musica è nutrimento all'amore. E quindi con quella musica noi cerchiamo di portare quelle parole in città, dove la confusione, la dispersione ci accompagneranno. Ma noi attraverso la musica riusciremo a rimanere, spero, concentrati e arrivare fino alla fine di questo percorso che partirà da Piazza Maggiore, poi il canto di Cristina ci farà da ponte per arrivare a Palazzo d'Accursio, dove incontreremo Shakespeare e Kafka. Partiremo con Dante, Lorca, Shakespeare e poi ci sarà un momento dove addirittura userò mettere, dopo 30 anni di teatro che ho sempre recitato parole degli altri, delle parole mie. Quello sarà un momento un po' speciale. Accostarmi a Shakespeare mi fa molto paura, ma ci proveremo, insomma, succede pure così, insomma, ormai a una certa età bisogna farlo. E poi arriveremo alla biblioteca dove incontreremo il capitolo 35esimo del Manzoni e la lirica di Turoldo che racchiude un po' il senso di questo cammino. Anima mia, canta e cammina, e tu, o fedele di chissà quale fede, oppure tu, uomo di nessuna fede, camminiamo insieme, e l'arida valle si metterà a fiorire. Qualcuno, quello che tutti cerchiamo, ci camminerà accanto. Speriamo che qualcuno ci camminerà accanto. Grazie tanto. Grazie. Grazie.